abbiamo appena annunciato la possibilità di iscrivere la squadra al campionato, che ovviamente è un piccolo traguardo a cui siamo arrivati. Il cammino è ancora lungo, come abbiamo detto, però insomma, oggi si gira una pagina nuova, quindi per noi è una grande soddisfazione. Dopo Davide dirà quali sono le sue sensazioni, le sue emozioni e come pensa un po' di impostare questa stagione. Non so se Adriano vuoi aggiungere due parole di introduzione a quello che è l'aspetto che ha guidato questa scelta, o due parole dopo, scegli tu. È stata un'opportunità che è capitata, e visto conoscenza che avevamo di Davide, noi siamo della vecchia guardia e abbiamo vissuto qualche anno importante passato della nostra storia, non ci pareva vero che questa cosa potesse verificarsi. I rapporti che abbiamo avuto con Davide, noi come società, e Silvia anche dal punto di vista della propria amicizia, quindi hanno fortificato questa decisione e questa volontà di percorrere una strada nuova. E questa è la cosa secondo me importante di questa stagione, che è un collegamento a quello che è successo qualche anno fa. Difatti la t-shirt che indossa Davide oggi è una t-shirt che ha qualche anno di vita, che rappresenta un po' la nostra storia, e dalla nostra storia guardiamo avanti. Questo è il concetto del rapporto con Davide. Tutti noi, il CDA, le figure che lavorano intorno allo staff tecnico, non hanno avuto dubbi nel percorrere questa strada, perché è una strada che, come ho scritto anche i giornali ieri, non si limita a dire ripartiamo, ma si guarda sicuramente avanti. Da ieri è nato un nuovo percorso importante, che deve consolidare la nostra presenza in provincia di Mantova, la deve consolidare come marchio, la deve consolidare anche come progetto. Ecco, con Davide parte un progetto tecnico, parte un progetto nuovo degli Stinx, e io sono convinto che questo progetto possa avere un grande futuro se siamo bravi a tutti insieme a lavorare e dare entusiasmo al nostro ambiente. Ripeto, la maglietta che indossa Davide è una maglietta che ha portato tanto entusiasmo e ci ha fatto crescere in modo esponenziale, quindi credo che lui ispiri perfettamente quello che è stata la nostra passione, quella che è la nostra passione e quella che si è dimostrata la passione dei mantovani negli ultimi tempi. Quindi auguro a Davide un buon lavoro, auguro alla società di poter lavorare serenamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché gli Stinx siano un consolidamento forte della provincia di Mantova. Grazie Davide. Non potete immaginare quanto questo momento sia entusiasmante per me. Tornare qui, è stato l'ultimo giorno che ho passato dopo la stupenda stagione del 2014, e appunto questa maglia era in un cassetto. Di solito le vecchie maglie, le vecchie divise si mettono in una borsa e si mettono da qualche parte, invece inspiegabilmente questa maglia stava in un cassetto e adesso tutto torna, perché ho scoperto perché stava lì, perché potessi indossarla oggi. Quella stagione fu per me molto speciale. Ho incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare una società speciale, fatta di persone speciali, e di questo mi ero accorto ancora prima che diventasse la stagione vincente che è stata. Quindi l'opportunità è che le persone speciali, che sono la società, sono ancora qui, e quando è nata questa idea ho sentito che era appunto un'opportunità, e man mano che diventava reale ho sentito dentro me veramente una convinzione incredibile, e li ringrazio per questa opportunità, per questa fiducia che mi regala veramente una sensazione, una motivazione, un coraggio indescrivibile.
e penso di partire proprio da questo. Poi vabbè, facciamo la poesia che è molto di moda, quindi tanto per la città di Virgilio. Virgilio ha scritto che vince solo chi è convinto di poterlo fare. Ecco, io penso che qua ci siano veramente grande passione, grande convinzione, ed è questa la squadra che intendo io, cioè una squadra che abbia la convinzione di poter vincere, e partiamo da questo. Dopo le titubanze, le indecisioni delle ultime 2-3 settimane, non a rischio anche l'iscrizione al torneo, mi sembra che siano stati fatti veramente passi da gigante. Poi la candidatura di Davide, che ha trovato tutti perfettamente allineati, abbiamo impiegato qualche millisecondo a prendere la decisione, e quindi insomma mi sembra che ci siano le basi per partire veramente col piede giusto e con i tempi giusti. Come diceva Adriano prima, mi sembra di capire anche dalle prime riunioni, dalle prime discussioni all'interno della società, che ci sia veramente l'intenzione di mettere in piedi un progetto, di girare pagina e di partire con un progetto nuovo, duraturo, che getti le basi per un prossimo periodo di lunga durata. Quindi benvenuto Davide, in bocca al lupo, e speriamo in un anno veramente positivo. Innanzitutto bentornato. Grazie. Secondo, è la tua prima esperienza come head coach, però hai già in mente una filosofia, un modo di gioco che la tua dinamica avrà nella prossima stagione? Beh, innanzitutto è chiaramente la prima esperienza, e tra l'altro a rendere diciamo tutto più ancora più perfetto è il fatto che lo staff, Albertino Saravalli, lo stesso Cassi, sono proprio la condizione ideale per avere di fianco delle persone preparate, che chiaramente con cui faremo una squadra nello staff tecnico. Guarda, la filosofia della pallacanestro non esiste, il gioco è sia in campo che penso anche come allenatore la prosecuzione della propria persona, quindi ho avuto la fortuna di giocare tanti anni in squadre diverse, con allenatori diversi, fondamentalmente ero sempre io, e ho sempre pensato che la squadra deve essere fatta di giocatori disponibili, e l'allenatore deve essere disponibile a capire quali sono i punti di forza dei propri giocatori singolarmente ed insieme. La filosofia non esiste, guarderemo il roster, metteremo le idee che abbiamo in modo che si incastrino bene con i giocatori, e chiederemo ai giocatori di fare qualcosa di più per venire incontro alle idee che abbiamo. Secondo aspetto su cui voglio coinvolgere magari anche Adriano è: questo progetto tecnico riparte da zero, avrà delle conferme, su quali aspetti si fonderà, diciamo? Adriano. No, onestamente oggi dobbiamo presentare Davide, anche quando lui potete dividervi la risposta. È uscito dalla Fortitudo, ho detto penso alla Fortitudo. Adesso pensiamo a Davide, prima che pensare agli altri. Guarda, stiamo valutando, ci sono tanti aspetti, chiaramente fare un roster, ci sono tanti incastri. La base è le persone e le motivazioni che hanno queste persone nel giocare a Mantova, nel giocare in un ambiente che crea entusiasmo. Questa è la prima cosa. Poi le parti tecniche le aggiustiamo e le incastriamo. Però la base è una lista di nomi che abbiano la convinzione di voler giocare qua. Tornando a questo, scusa, ciao. Ciao. Bentornato. Grazie. Faccio fare un passo indietro però. Un altro presidente, la conferenza stampa precedente, ci ha spiegato che la squadra sarà una squadra competitiva e giovane.
sbaglio. Competitiva, sì, non ho detto giovane, ho detto di meno blasone. Forse. Io ti chiedo questo, al di là dei nomi, al di là della... Tu pensi di poter replicare qui a Mantova, anche se presto, però insomma, l'esperienza di Corbo Niccioli a Bologna, quando ha praticamente fatto esordire in prima squadra i vari Italiano, Raucci, Campogrande, Candi, tutta gente che, come lo dici tu, giocava in serie minori. È possibile una replica di questa? Ma innanzitutto non voglio replicare nessuno, come in generale. E ogni allenatore, così come ogni società, così come ogni annata, vive di momenti suoi. Io stiamo pensando a giocatori giovani, under o semplicemente giovani, e ci sarà l'occasione per prendere questo tipo di giocatori, se saranno bravi da poter guadagnarsi minuti, spazio, e bene, però non è la replica di nessuna di queste cose qua, perché sennò staremo qua a parlare di... No, di Bonicioli, della Fortitudo, di Arrivato, no, no, nel senso esempio, è, fatto un esempio. Ci sono tante realtà che non sono solo quella di Bologna, in cui sono da giovani che giocano. Di giocatori non affermati, ma di prospetti. Certo, sì, avendo la possibilità, molto volentieri. Ciao, ben anche da parte mia. Grazie. Una curiosità, prima nel citare lo staff, ha citato Saravalli e Cassinerio, rimarrà anche Carlo Marani. Sì. Ok. E la seconda cosa è, tu alla fine che percorso personale hai fatto per decidere di rimetterti in gioco con un nuovo ruolo nella pallacanestro? Ma allora, io ho fatto la tessera dell'allenatore nazionale nel 2012, che chiaramente gli ex nazionali hanno un percorso privilegiato, quindi saltano tutto e vanno all'ultimo step. E diciamo quando ero ancora in attività. Quando ho smesso l'ultimo anno della Fortitudo, l'idea di fare dirigente era una scelta su cui avevo pensato molto, e avevo un po' bisogno di allontanarmi dal campo, perché smettere a qualsiasi livello per chiunque è molto difficile. E in più volevo avere una, diciamo, una visione della pallacanestro che chiaramente dal campo non potevo avere, nonostante abbia avuto tanti anni di gioco, cioè l'organizzazione della società, e vedere anche da un po', anche diciamo, da sopra, come funzionava la squadra o dall'esterno. E per me è stato assolutamente un anno in cui ho imparato veramente tanto, non di campo, ma di come funziona una squadra. E dopo il primo anno, un po' l'idea di dare una mano con le giovanili c'era lì a Bologna. Però ovviamente il ruolo di direttore sportivo non è che lasciasse molto tempo da dedicare a fare qualche allenamento con le giovanili. Il mio desiderio era quello di allenare, e lo sentivo, quindi l'opportunità qua è stata come proprio una grande fortuna. Io l'ho subito intesa così, un'opportunità, una fortuna pazzesca, perché sinceramente lo sentiva proprio come fatta apposta, e compreso il fatto che ci fosse uno staff altrettanto fatto apposta per un giovane allenatore come sono io. Quindi la gioventù, l'età media viene abbassata da me come allenatore, no? Quindi il tuo percorso burocratico è finito comunque già da tempo? Sì, io ho già la tessera. Beh, quest'anno ero poi responsabile del settore giovanile a Bologna, quindi la tessera è già stata. Ok, grazie. Allora, faccio una domanda da appassionato che vede il basket dalla tribuna. Schemi, saltare e correre. Saltare e correre è la base della pallacanestro. Tu come pensi di privilegiare gli schemi, saltare e correre, o saltare e correre con un po' di schemi?
privilegio degli schemi in cui salti non ricordo. No, la parte atletica è importante, ma penso che sia sempre un misto. Non tutti che saltano e corrono e bastano, e non tutti che pensano e basta. Ci saranno schemi che saranno adattati alle qualità sia atletiche che tecniche dei giocatori, e anche in base ai quintetti che verranno fatti di volta in volta. Sì, perché a volte l'applicazione dello schema al limite dei 24 non è divertente, può essere redditizio, ma non è divertente. Sì, beh, ci saranno anche momenti diversi della stagione, contropiedi, in cui si userà di più salti, la corsa o difesa, salti o in attacco, diciamo, o parti pensate. Ciao, bentornati. Grazie. Ecco, adesso magari un po' presto, però hai già pensato magari cosa dirai ai tuoi giocatori il primo giorno di raduno, le tue parole su cui punterai? Sì. Qualcosa, ho ancora tempo per preparare il discorso, ma le parole saranno pensate, ma chiaramente se le dico adesso mi toglie l'effetto teatrale, quindi no, sarà ovviamente la parte motivazionale è importante, ma non penso che si esaurirà al primo giorno di raduno. È una programmazione anche che va al pari passo della programmazione tecnica o della preparazione fisica, quindi anche quella deve essere preparata. Non penso che debbano fare la settimana della vita tra il 20 di agosto e il 27 di agosto, quindi dovranno pian panino imparare dove vogliamo arrivare. Scusa, mi è venuta un'altra curiosità sentendo parlare dall'amico Sergio di Fortitudo. Non voglio, la prendo come esempio basta, ok, non quando tu hai squadra specifica, però da fuori quello che è sembrato nella Fortitudo negli ultimi due anni è che abbiate dato una giusta importanza alla regular season per poi scatenarvi nei playoff. Ovvio che magari non l'avete fatto scientificamente, però da fuori è sembrato questo, ok? Qui magari c'è stato il percorso opposto e secondo te è una priorità questo, cioè di dare un calmare un po' gli animi durante, tenere gli animi quieti durante la regular season e programmare in funzione di un playoff dove veramente l'obiettivo penso societario sia passare un turno. Guarda, io ti posso dire una cosa, tutte, almeno questa è la mia idea senza voler, tutte le elucubrazioni su se sia meglio, se sia peggio, sono perfette quando la stagione è finita, cioè nel momento in cui la Virtus è salita cominciando la stagione molto bene con una squadra, finendo con fondamentalmente una squadra molto diversa. Non è lo stesso campionato di Treviso che è arrivata prima in stagione regolare ed è uscita ai quarti. Quindi la realtà è che tutti possiamo fare mille programmi su cosa è meglio, cosa è meglio per la squadra, ma alla fine vince chi vuole vincere. Quindi un anno può essere la settima che viene promossa e quest'anno è stata la Virtus che è arrivata seconda, se non dico stupidaggini. Quindi dopo è facile dire cosa è meglio, però bisogna semplicemente guardare quello che si ha, guardare quello che si può fare e quello che si può fare farlo al meglio. Grazie. Noi il campionato che tutti ricordi eravamo arrivati ottavo. Nostro? No. Settimo. No, secondi prima. O l'anno prima, però quando abbiamo fatto una scalata, quindi siamo partiti con difficoltà e poi pian pianino andati secondi dietro Agrigento. Quindi primi nei playoff, eravamo primi della griglia. Una curiosità, Davide, come è stato il primo approccio, cioè la prima chiamata degli Stings quando ti hanno voluto affidare questa panchina, te l'aspettavi, com'è stata? Cioè, era nell'aria? No, nell'aria no, nel senso comunque un rapporto con, al di là diciamo di quello che stava per succedere, è nata così, come ma il prossimo anno vorrei allenare, mi piacerebbe molto allenare, e poi quando è finita la stagione, eravamo ancora in corsa, ma eravamo ai playoff, la cosa è diventata, oh,
Ti vogliono davvero? Cioè, cosa hai pensato? Molto senza, diciamo, programmazione, non c'è stata una programmazione alla base, è successo così. Grazie. Chiedo una cosa anch'io, ho capito, giustamente lo dicono tutti, nessuno vuole copiare nessuno, avere modelli, però per te è la prima esperienza, hai avuto una carriera importante, squadre importanti, nazionali, avrai visto 1 miliardo di giocatori, 1 miliardo di allenatori passare davanti ai tuoi occhi. C'è qualcuno che, non dico come modello, ma da cui cercherai di prendere un po' ispirazione o che ti ha segnato particolarmente nella tua carriera, da cui pensi di poter prendere qualcosina da mettere nella tua esperienza come allenatore? Ma come hai detto bene, cioè ci sono, ogni allenatore è diverso e ogni allenatore lascia qualcosa ai propri giocatori dal punto di vista tecnico, dal punto di vista diciamo della capacità di motivazione, la capacità motivazionale o gli esercizi o gli schemi, e sono tutte buone idee, quindi diciamo, come chiunque altro attinge da quello che vede o anche magari da quello che si vede in televisione. Io ho avuto una grande fortuna tanti anni fa di fare un periodo con Tonino Zorzi, che lui stesso definiva la sua pallacanestro naif, fatta molto di letture. Ecco, lasciamo stare il triangolo o il passing game che usa lui, però aveva appunto questa idea di letture, di pallacanestro fatta non sul singolo giocatore, ma su come farli muovere in sinfonia tutti quanti. Però, ripeto, su me la filosofia della pallacanestro non esiste, cioè, molti, alla fine si fa, sono gli schemi che hanno 50 anni, 80 anni, Princeton Office lo fanno tutti e non è una cosa di 2 giorni fa, il blocco UCLA lo fanno da 55 anni, non è che si inventa poi chissà cosa, quindi bisogna fare le cose che sono adatte alla propria squadra e cercare di fargli fare molto bene. E 2 anni fa, dopo l'uscita contro Agrigento, il sentimento prevalente era stato quello di delusione, insomma, di se vogliamo anche un po' di imbarazzo per come era chiusa la stagione. Quest'anno devo dire che, anche se siamo usciti ancora al primo turno, si è chiuso con forti emozioni, direi positive, perché le 2 partite al Palabam, anche paradossalmente la stessa qui, gara 5 a Tortona con 250-300 persone che ci hanno accompagnato, hanno lasciato, diciamo, una scia di emozione che avvertiamo anche in queste giornate. Sapete che anche queste inizi di campagna abbonamenti senza una squadra, senza una certezza di iscriverci ancora, ci hanno un po' lasciato questa sensazione, che ci sia ancora questa onda lunga di emozione. I primi giornate di Davide, devo dire, hanno proprio connotato questo aspetto qui, cioè c'è forte emozione, c'è forte tensione positiva, quindi ci sono delle condizioni per fare bene. Ci abbiamo tanto da lavorare tutti, ma questo insomma è normale, quindi adesso Davide, Adriano e Gabriele stesso ovviamente lavoreranno su quello che è la formazione del roster a ritmi frenetici, perché qualche posizione va già chiudendosi, quindi insomma, però ripeto, credo ci siano le condizioni.